Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale. Io mi presento, mi chiamo Valentina, ho 33 anni e faccio l'impiegata. A tempo perso, però, mi piace condividere con voi quella che è un po' la nostra routine, la nostra organizzazione. Dico nostra perché sono sposata con Paolo da 8 anni e la maggior parte dei video sono girati appunto nella nostra casa. La casa di C. Perché io e Paolo ci chiamiamo C, il nostro soprannome da quando abbiamo iniziato a frequentarci 14 anni fa, è il nostro soprannome e quindi non c'era nome più appropriato per chiamare il nostro canale, il mio canale, poi lui ogni tanto compare in qualche video. Non sono una professionista, non sono un'organizzatrice, non sono una make-up artist a tutt'altro, però mi piace condividere con voi cose nuove magari o cose già viste, organizzazioni, routine. E spero che questo canale vi possa interessare, vi possa dare dei consigli utili. Io vi lascio alla visione del prossimo video e se vi va, iscrivetevi al canale. Buongiorno. Non ho una bella faccia stamattina. Allora, volevo alzarmi molto molto prima, ma ho fatto la pigra questa mattina. Quindi ora ci ritroviamo con una casa che non potete immaginare, ma oggi ho deciso che metterò da parte la vergogna e ve la farò vedere perché è facile far vedere sempre la casa mezza in ordine, mezza pulita e fare i video. Ma vi spiego mentre mi faccio il caffè. Cosa è successo? Questa settimana, io sono ancora in pigiama, adesso mi vado a cambiare, lo giuro. Questa settimana ho dovuto lavorare per 4 giorni dal mattino alla sera, quindi uscivo di casa al mattino alle 7:30, rientravo alle 11:30, mezzanotte, mi facevo la doccia e andavo a dormire. Quindi non ho, cioè, non ho fatto nulla, ma nulla, nulla. In più, facendo questi orari, non combaciavano con quelli di mio marito. Quindi io mi preparavo già i vestiti per il giorno dopo, perché io quando uscivo mio marito dormiva, quando mio marito rientrava io uscivo, cioè questa settimana i nostri turni sono stati... No, cosa ho detto? Mio marito usciva. Allora, quando io uscivo mio marito dormiva, quando lui rientrava io dormivo, quindi per non svegliarci a vicenda ci preparavamo già i turni, ci mettevamo... sì, i turni. I vestiti e quindi abbiamo la casa invasa di vestiti. Ora, come primissima cosa, sono veramente inguardabile stamattina. Come primissima cosa, ho fatto una lavatrice perché mi sono resa conto che avevo una vaschetta di calze e mutande da lavare, oltre alle sue divise. Detto questo, mi bevo il caffè. Mi bevo il caffè. Mi cambio e poi vi faccio vedere stanza per stanza quello che andremo a fare. Essendo tardissimo, perché io tra l'altro ho poi un impegno, quindi essendo tardissimo, dovrò fare le cose veloci e mirate, quindi avrò a disposizione un tot di tempo per stanza. Ora vado a farmi un programmino in base all'ora che è, eccetera, e poi ne parlo con voi. Ok, mi sono cambiata, mi sono messa la tuta, mi sono data una lavata alla faccia, sistemato un secondo e ora siamo pronti a partire. Sono le 11 in questo momento, quindi vi faccio vedere il mio programmino, i miei tempi che ho segnato. Allora, ho 2 ore di tempo, quindi ho pensato di fare in 20 minuti la camera, 30 minuti il bagno, 15 minuti lo dedico tra una cosa e l'altra per stendere la lavatrice che ho già messo su e farne un'altra e stenderla. E poi tutto il tempo che mi rimane, ovviamente, sempre dedicato a sala e cucina, perché sapete chi mi consegue un po' da un po' che è la stanza, diciamo, più grossa della casa e quindi mi ci vuole un po' più di tempo. Quindi, pronti, partenza, via! Allora, sono le 11, porto tutta la mia cassetta degli attrezzi in camera con lo Scottex, ok? Poi vi farò un video di tutti i prodotti che utilizzo per pulire casa e vi faccio vedere la situazione attuale in camera. Panni puliti da mettere via, panni da lavare e ovviamente letto da fare, armadio aperto perennemente. Ok, questa è la situazione attuale della camera. Via.
Vedere, sono quasi le 11:25, quindi non faccio altro, anche se ci sarebbe da fare altro, ma comunque ha già cambiato faccia la camera, una parvenza d'ordine c'è. Ovviamente poi andrò a passare l'aspirapolvere e spruzziamo un po' di profumo, ok? Vado poi a passare l'aspirapolvere e lo straccio, ma lo farò quando poi faccio anche il resto della casa. Io sono abituata così, non so voi, io prima faccio tutto e poi per ultimo pulisco il pavimento. Vado a mettere le lenzuola e le tende a lavare, nel frattempo stendo anche l'altra lavatrice e passiamo al bagno. Allora, la lavatrice sta ancora andando, non so se da qua riuscite a sentirlo. Cioè, io sono al piano di sopra. Fa un rumore. Mi sta abbandonando anche la lavatrice. Oltre che mi ha già abbandonato la caldaia che perde. E ieri, ovviamente, non essendoci stata in casa tutto il giorno, mi si è allagata la casa. Infatti, vi faccio vedere la situazione della mia lavanderia. È tutto uno straccio perché ieri non siamo stati appunto a casa tutto il giorno. Quindi nessuno ha svuotato la pentola che tengo sotto. Si è allagata la casa. Nel frattempo che questo casino finisca, vi faccio vedere la situazione bagno. Ok, situazione bagno. Disordine. Tanto disordine. Cioè, io ho pacchetti di sigarette sparsi in tutta la casa. Tanto disordine. Beh, qua no, però ho disordine. Disordine. Vestiti. Vestiti. Vedete perché non lavo per terra in camera? Perché poi sicuramente ci devo tornare in camera. Scarpe, perché ieri sera mi sono spogliato, ho lasciato tutto lì. E qua invece abbiamo un mucchio di roba da lavare che dopo andremo a lavare. Iniziamo. Allora, è mezzogiorno, aspettate che guardo, meno 5, quindi ho perso, diciamo così, 25 minuti, ma in realtà non li ho persi perché ho attaccato un'altra lavatrice, ho steso, scusate, cerco di fare tutto con una mano, voi mi vedete, sì. Quindi ho sospeso il bagno, sono andata giù, ho rifatto una lavatrice, ho steso quella che avevo fatto e ora procediamo con il bagno. Siamo in ritardissimo sulla tabella di marcia, ma come sempre, come sempre. Vabbè, no, perché quei 15 minuti che avevo dedicato alla lavatrice li ho fatti passare, dai, sono in ritardo di 5 minuti, quindi muoviamoci con il bagno, faremo una cosa veloce, veloce. Via. Il problema del bagno è che non so dove mettervi.
Allora, bagno pulito e lavato, sembra, non sembra neanche più il mio bagno di ieri. Bene, devo tirare giù il tappetino. L'unica cosa che non ho pulito è stata la doccia, perché tanto mi devo fare la doccia io, si deve fare la doccia Paolo, non c'avevo voglia di perdere tempo inutilmente. La camera anche aspirata e lavata. Procediamo. Situazione invece sala e cucina è un po'... Qua ho tolto un po' di roba, ma ci sono le briciole della colazione. Ho i piatti da lavare, tutte le tazzine, vi faccio vedere, cioè il disastro, il disagio che c'è in questa casa. Tutte le tazzine della settimana, ieri sera abbiamo cenato col gelato, quando sono arrivata all'ora dei belli, tutte le tazzine e tazze della settimana e la lavastoviglie da svuotare da 3 giorni. Quindi devo muovermi perché ho solo più mezz'ora per fare tutto. Ok, sono in perfetto orario, 1:20, quindi adesso mi vado a fare una bella doccia e pranzo. Infatti ho sistemato, non vi ho fatto vedere la sala, ma perché ero super super in ritardo. Comunque ho aspirato, adesso do solo una passata col mocio, ma veramente veloce. Queste qua sono le pulizie, come ho già detto prima, a tempo, non sono le pulizie approfondite che farò 99 su 100 domani, oppure il prossimo weekend. Comunque ho sistemato tutta la cucina, ma come avete visto, una passata di sgrassatore e camminare, perché adesso devo preparare il pranzo, quindi era inutile perdere molto tempo. E appunto ho sistemato la sala. Devo ancora fare una lavatrice, che farò stasera, perché sennò la faccio mezza vuota. Devo ancora stendere, però adesso mi fermo, mangio, anzi mi faccio una doccia perché fa un caldo assurdo, sono sudatissima, sudatissima, ho dei capelli che sembrano una pazza. Quindi poso il mio questo, mi faccio una doccetta, mangio qualcosa di veloce, mi preparo perché stasera è una serata importante, quindi devo assolutamente prepararmi psicologicamente. E magari mi preparo con voi se ne avessi tempo, vediamo. Per ora vi saluto, vado nella cameretta del casino a posare questo. Vi saluto e vi ringrazio per essere stati con me, perché comunque mi date una forza e una voglia di fare sempre di più e sempre meglio. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, così vi arrivano le notifiche. Mettete vi piace se mi piace, se vi è piaciuto questo video, io continuerò a farne. Un bacione e un buon weekend a tutti.